Io mi chiamo Negrini Vittorio, sono nato a Como il 5 agosto del 1927, stanno scoccando gli 83 anni e mi sono diplomato a Feltrinelli, poi mi sono diplomato in Via Circo, da Feltrinelli come perito elettrico e alla Via Circo in telecomunicazioni. Poi ho fatto la scuola d'arte del Castello, mi sono diplomato in arte, ho seguito i corsi di nudo a Brera, sono andato alla scuola di Bovigio Masciago con il maestro pittore Balleri. Dopo di poi sono andato a Lissone, dove là ho trovato il maestro Gaudino, dove ho imparato tutte le tecniche dell'incisione su qualsiasi materiale, rame, zinco, latta, e per di più mi ha insegnato anche a fare le varie stampe, a stampare col torchio, che è una cosa molto importante, è una tecnica che si eguaglia quasi quasi all'incisione. L'incisione bisogna essere esperti in disegno, invece per le stampe bisogna essere esperti nel trattamento della carta e dei colori. Io sono venuto a Saronno nel 1959, ho lavorato come tecnico in telecomunicazioni all'Enel, e poi ho fatto anche altri lavori, addirittura ho messo su un'impresa di pulizia, no? Poi quella l'ho abbandonata per questioni di tempo. E poi ho fatto delle consulenze nel campo che ho studiato, cioè in telecomunicazione, ho fatto progettazione per centrali nucleari, ho fatto progettazione per centrali termiche, per gli impianti di telecomando e di telecomunicazione. Io da giovane ero amante del disegno e ero abbastanza bravo, al che a un certo momento ho detto che bisogna perfezionare le mie tecniche, no? E sono andato a frequentare dei corsi speciali a Brera, speciale per il nudo, al Castello, alla Scuola d'Arte del Castello, dove mi hanno insegnato a trattare la tempera, mi hanno insegnato a fare gli affreschi, mi hanno insegnato a fare il mosaico e io ho lavorato per diversi anni, dal 65 al 77. Poi dal 77 in poi non sono più andato a Brera e nemmeno al Castello per ragioni di tempo, perché lì mi ero già diplomato, e sono andato a Bovisio, alla Scuola d'Arte di Bovisio, con il pittore Balleri, e lì ho fatto semplicemente nudo o studio del corpo umano. L'ho fatto per un 7-8 anni. Finito Bovisio, ho saputo che a Lissone, alla FAI, alla famiglia artistica lissonese, c'era il maestro Gaudino e con lui ho fatto 6 anni di incisione, mi ha fatto imparare tutte le tecniche di incisione, sia dall'acquaforte, all'acquatinta, alla cera molle. E per di più mi ha fatto imparare anche a stampare, perché incidere e stampare sono due tecniche diverse, perché nella seconda bisogna essere conoscenti della carta, cioè bisogna saper trattare la carta e i vari colori prima di mettere la lastra sotto il torchio. Poi mi sono dato da fare anche per fare anche delle sculture, io ho anche diverse sculture a casa, visi, mani, orecchie, fatte con creta, le ho pure smaltate, tramite un forno da un conoscente, no? Ho fatto circa un 35-36 visi e anche corpi umani. Nonostante però che sono abbastanza, io dico antico, cioè che sono una certa età, no? E sono un formidabile ciclista per Saronno, ci vado sui marciapiedi per non essere investito dalle macchine, no?
quando sono in giro, che vedo qualche cosa che mi interessa, ho sempre un album, che io disegno, disegno piante, case, visi, volti, in modo da completare la mia giornata lavorativa. Allora, buongiorno a tutti. Il maestro di cerimonia che è assente, che è Angelo Prosercio, presidente della società storica Salomone, eccetera, ha lasciato una specie di traccia per la conduzione di questa inaugurazione. E ha messo che era così fare da produttore, sostanzialmente. Ringraziamo tutti i presenti. E ringraziamo soprattutto in questo caso i figli Noemi e Marco di Vittorio, che hanno dato l'anima per questa mostra. Adesso sono qui a fianco, alla mia sinistra, per chi non li conoscesse, e che hanno voluto, insieme ad altri, ma l'iniziativa certamente è stata loro, soprattutto a realizzare questa bella iniziativa, occasione di incontro e di ricordo per questo nostro grande amico. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio e ha messo a disposizione la struttura e anche materiale, energie, insomma, per aiutare ad allestire questa mostra. E per quanto riguarda l'amministrazione comunale, alla mia destra abbiamo l'assessore alla cultura Cecilia Calaterra, a cui lascio la parola per prima. È presente anche l'assessore Giuseppe Nigro, l'ho visto prima, questo è un altro segno dell'attenzione, insomma, che l'amministrazione ha voluto dare a questa iniziativa. La parola a Cecilia. Grazie, vorrei portarvi prima di tutti i saluti da parte del sindaco e di tutta la giunta. Oggi ci sono tantissimi eventi, però non ci siamo dovuti un po' dividere. Sono molto contenta di vedere qua così tante persone che conoscevano Vittorio, che amavano la sua passione per l'arte e che hanno appunto avuto da questa conoscenza tante cose positive. Il mio rammarico, io lo devo dire, è che non siamo riusciti a organizzare questa mostra quando c'era ancora Vittorio e insomma di questo veramente mi piace, insomma si pensa sempre, questo è vero, di avere tanto tempo e invece purtroppo le cose sono andate così, però questo non vuol dire che sia meno importante e significativo questo momento, da come potete vedere, e quindi insomma ci abbracciamo tutti insieme attorno a Noemi, a Marco, che peraltro è il mio compagno delle scuole elementari, e alla moglie che non vedo, però insomma immagino ci sia, e quindi insomma grazie a tutti per essere qui questa mattina. Dunque ci saranno tre interventi da parte dei rappresentanti delle tre associazioni, sarebbero quattro in realtà, appunto se anche il gruppo della memoria un po' sottigliato in questi ultimi anni, però a cui Vittorio ha dato un contributo notevolissimo. Le tre associazioni a cui alludevo sono la Società Storica Saronese, rappresentata da Tino Colombo, la Cooperativa Lavoro e Solidarietà CLS, a cui forse ha dato un contributo maggiore in assoluto in questi anni, rappresentata dal presidente Cao, mi scusi il nome, Pasqualino, e l'associazione di Isola che non c'è, rappresentata da me, in questo caso. Poi ci sarà l'intervento di Cristina Prosercio, che conoscete tutti come critica d'arte, presente da sempre sulla scena salonese, che darà una illustrazione tecnica di questa mostra, è una mostra d'arte, e quindi è giusto che ci sia una introduzione appunto sullo specifico del lavoro artistico di Vittorio Negrini. E infine ci saranno due parole doverose, siamo contenti che Noemi abbia deciso di dire anche lei qualche cosa, della figlia appunto Noemi.
dunque io ho scritto qualcosa perché è più facile in queste occasioni, si riesce a rinfrustare un attimo la commozione che è inevitabile in questi casi. E allora lo leggo velocemente, quello che ho preparato. Un anno fa il nostro amicone Vittorio se n'è andato. Nel suo caso questo modo di dire è quanto mai appropriato, se n'è andato, perché quasi non ci siamo accorti, non ci siamo resi conto della sua partenza, tanto è stata repentina, come dire, senza discreta. È sbucciato via senza fare storia, di soppiatto, col suo fare sornione e ironico, senza annunci nella mente. Era il suo stile, era onnipresente ma nello stesso tempo discreto, attivissimo e disponibile ma a suo modo distaccato. Così almeno l'ho percepito io, certamente. Sapeva fare tante cose, queste sue capacità e competenze, questa sua indomabile energia, le metteva a disposizione di molti, come abbiamo sentito prima. Lo conferma questa mostra dedicata alla sua memoria, che è un piccolo inventario della sua creatività, che è stata organizzata da tre delle associazioni a cui maggiormente Vittorio ha offerto il suo generoso impegno, che ho citato prima. Vittorio era una bella sintesi tra il tecnico e l'artista, sapeva trascorrere con disinvoltura dall'uno all'altro di questi ambiti, che per molti di noi sono estranei, addirittura incompatibili, per esempio per me. Ed entrambe queste sue inclinazioni convergevano nella passione con cui per tanti anni, fino all'ultimo giorno, lavorò nel suo campo di Bulgaro Grasso. Mi piace ricordare questa cosa, era un altro aspetto della sua personalità, è stato questo, coltivando verdure di ogni tipo e con una incredibile passione e costanza. Dico queste cose consapevole del fatto che la sua lina, quando ho scritto non sapevo cosa purtroppo non ci sarebbe stata, la sua lina che certo lo conosceva molto meglio di tutti noi, forse potrebbe sorridere un po' di ironia di fronte a questo ritratto post mortem del suo Vittorio, che magari potrebbe giudicare un pochino orografico. Ma non credo che lo sia. D'altra parte sappiamo bene che nessuno è profeta in patria, e tantomeno in famiglia. E forse Don Vittorio si prenderà qualche bella rivincita, purtroppo postuma, con questa mostra, che ci consente di poter meglio apprezzare finalmente la sua vena artistica e creativa. E qui devo dire una cosa, in questi giorni mi è capitato di sentire tutti i suoi figli, che è stata un po' una piacevole sorpresa anche per loro, rivedere sotto una luce diversa queste prove del padre, che magari a suo tempo avevano considerato con tantino di insufficienza. Invece, proprio non è vero, hanno scoperto che erano più belle di quanto, è vero che anche di quanto non si pensassero allora. Certo, vederle così e esposte così bene è un'altra cosa, sicuramente. Non è un punto di vista un po' unilaterale, no? Direi solo qualche cosa, visto che ogni associazione parlerà un attimo del contributo che Vittorio ha dato a loro, qualcosa di specifico sul contributo che lui ha dato alla nostra associazione, l'isola che non c'è. Domenica scorsa c'è stata, mi pare domenica scorsa, sono stati in quegli eventi, la festa delle associazioni in piazza, no? In quell'occasione non abbiamo potuto dimenticarci della sua costante presenza quando c'era da allestire lo stand con i gazebo, i pannelli, l'esposizione e tutto il resto. Proprio lo scorso anno, pochi mesi prima di morire, aveva disegnato le quinte della cosiddetta osteria dell'isola che abbiamo riproposto anche quest'anno, tanto per animare un attimo la nostra presenza. E anche negli anni precedenti aveva sempre dato una mano, anzi più di una mano, al lavoro di allestimento delle strutture dello stand. Quando c'era da faticare con le mani, Vittorio non mancava mai. E spesso presidiava, è capitato che presidiasse, oltre al molto gazebo, anche quello adiacente degli amici del gruppo della memoria, gemellato da lui e dall'altro con noi, di cui lui ha sempre fatto parte. Mi ricordo anche che un anno, trasportando dei pannelli molto pesanti da esposizione che ci aveva regalato e che utilizzavamo per piccole mostre, durante appunto la stessa associazione si era fatto uno squarcio in una mano, era anche spaventato perché era veramente una ferita notevole, mentre stavamo tutto prendendo uno spazio. Non ha fatto una piega, come si suol dire, e andò da solo a pronto soccorso a farsi sistemare. E questo è indicativo della sua personalità, insomma, no? Era fatto così, diretto, a volte anche magari apparentemente ruvido, ma era schietto senza ortelli, e questo mi piaceva molto. Qualche volta gli incontri nella nostra sede capitava che si addormentasse,
forse era colpa dell'eccessivo intellettualismo di alcune delle nostre serate, dei nostri incontri, ma più probabilmente era l'effetto della stanchezza per le troppe attività che riempivano la sua giornata. E naturalmente da personaggio sanguigno come era, non mancava mai anche gli appuntamenti goderecci, diciamo, no? Quando c'era da festeggiare, da mangiare, da bere in compagnia, o da fare gite, escursioni artistico-naturalistiche, come spesso facevamo. Amava la vita, insomma, e quando questo l'ha abbandonato non ha detto niente, non si è lamentato, non ha potuto nemmeno lamentare. Se n'è andato senza far rumore, come dicevo all'inizio. Questo ci aiuta a ricordarlo con un sentimento prevalentemente di dolce nostalgia, piuttosto che con lo struggimento di un dolore senza consolazione. Questo è quello che mi è sembrato giusto dire in ricordo di lui, per la sua vittoria. La giornata storica, ci sarebbe qualcuno che passasse con me per dire due parole, però visto che devo parlare, dire qualcosa anche dell'altra attività che ha svolto presso il santuario, insomma no, perché passano a tempo. Sicuramente Vittorio non avrebbe permesso che parlasse di lui. Noi l'abbiamo incontrato 7 anni fa, quando con la moglie ha aderito alla società storica. E non hanno mai perso un incontro o una riunione, ma mi sembra di averlo conosciuto da sempre. Mi chiede di poter visitare gli archivi. Una mattina scendo dallo scantinato, è entrato nel locale dove sono conservati tutti i documenti della società storica e le personalità del santuario. È rimasto letteralmente sorpreso nello scoprire le interessanti raccolte secolari e appena si è reso conto della necessità di un intervento per la conservazione di quello che è ritenuto parte importante del patrimonio della nostra comunità, non ha esitato a offrire la sua disponibilità una o due mattine alla settimana. Qualche volta non è potrebbe, perché è un po' dalla sua, dai momenti liberi. Infatti arrivava al mattino, puntuale, e dopo un breve saluto la prima cosa che diceva che è di fare, perché avevo sempre la voglia, la smania di fare qualcosa di importante, di bello. Il lavoro non è mai mancato. Con sapienza e perizia si è occupato di spolverare con pennello di seta, guanti bianchi, tuta bianca, i grossi tomi di musica del Cinquecento, e di pulire e proteggere con la carta ISO le preziose miniature che ci sono su certi volumi che abbiamo in archivio. E non dare tracce di umidità perfino dei mobili del 600. Non sto mai fermo, trovo sempre qualcosa di fare. Ha ridato l'antico splendore ai candelieri che servivano ad illuminare la chiesa prima dell'invenzione della corrente elettrica. E qualcosa si può vedere poi anche dalle foto che al margine della mostra abbiamo voluto mettere tanto per far capire dove ha messo le mani, una cosa molto importante. Era un uomo disponibilissimo, con una gran voglia di rendersi utile anche per far arrivare ai posteri, lo diceva, tante opere di antica e stupenda fattura, opere storiche che vengono dall'antica società salonese. Ma Vittorio ha fatto qualcosa di più, ha dimostrato che essere onesti si può, essere buoni si può e che praticare abitualmente l'altruismo si può. Ci vorrebbero un po' parlato, facciamo già voce, come vedete, un po' disfonica, come si dice, no? Chi era Vittorio per noi della CLS, chi era Vittorio per me, come l'abbiamo sentito, no? Vittorio per la CLS è rappresentato qui. Se ci contiamo, qui c'è quasi un'intera cooperativa. Diciamo che forse il 50, 60, 70% dei presenti sono persone della CLS. Perché questa presenza così forte? Nessuno li ha costretti, sono venuti,
ma perché hanno sentito quello che Vittorio ha dato loro, questa vicinanza continua che era fatta di tutte le presenze quotidiane, di tutti i giorni, per insegnare ai nostri ragazzi quello che lui sapeva fare, a dipingere. Un corridoio della CLSFA era pieno di quelle pitture di molte delle sculturine che vedete le ha fatte presso di noi, ha insegnato ai nostri ragazzi a misurarsi con questi problemi qui, no? Quindi Vittorio era veramente un uomo della CLS e i nostri ragazzi oggi lo sentono ancora così vicino che sono qui presenti. Oggi ci sembra quasi di essere in una delle nostre 4 CLS. Come ho sentito io Vittorio, no? Per Vittorio senza dubbio era una persona con una personalità molto forte, con una cultura molto forte, con delle idee molto precise. Però queste cose qui in lui rappresentavano la sua ricchezza, che non lo facevano estraneo agli altri, perché non era un elemento di distacco o di difesa, era una ricchezza sua che poi veniva vissuto nel contesto con gli altri senza che queste qui debordassero. Quindi direi che lui aveva veramente questo approccio con chiunque veramente molto umano. Ed è questo tratto qui che a me ha sempre fatto molta impressione, questa persona con le sue idee che invece di distaccarla dagli altri, lo coinvolgeva negli altri, no? Lo conosciamo come era Vittorio, evidentemente, no? Però si faceva veramente fatica a capirlo nella sua intima, per cui solo Vittorio in base lo nascondeva, no? Ed era forse questo il segreto per cui lui si metteva a disposizione di tutti, ma dico di tutti. Quindi non solo dei nostri ragazzi della CLS, per questa attività che faceva questo santuario, lui ve ne parlava. Lui abitava assieme a lì, abitava a 100 metri dalla casa mia, quindi lo vedeva spesso in bicicletta. E dove torna Vittorio? Dall'orto? E dove ce l'hai l'orto? Un bel po' di chilometri di Milano, e lui faceva anche questo tipo di attività, no? E lì ci si faceva una grande chiesa. E mi accorgevo che tra lui e Lina c'era un'unione, pure nella distinzione, perché poi Lina è un'altra persona che veramente ha una grande cultura e legge moltissimo, ma erano insidiosi per quanto riguarda la condivisione delle idee, la condivisione anche della concezione della vita sociale, no? E Lina Palatra anche lei non è stata da meno di Vittorio nel donarsi. Lina è anche fondatrice di una delle nostre cooperative ed era presente anche nell'associazione CLS e degli amici della CLS. Allora, pensate di poterla vedere oggi, purtroppo non la vedo, diciamo alla fine di salutarcela tanto, perché Lina per noi anche lì è un pezzo di CLS, quindi la facciamo in questa logica. E per quanto riguarda Filippo, diciamo Filippo, per quanto riguarda Vittorio, diciamo grazie Vittorio per tutto quello che hai fatto per le persone. E molto è fatto per le persone con disagio, cioè quello della CLS. E grazie per tutto questo contributo che ci hai dato. Allora, a me spetta parlare dell'aspetto, se vogliamo, meno concreto di questa grande persona che stiamo ricordando oggi di Vittorio Negrini. Però parleranno certamente le sue opere, le sue visioni, le sue sculture, i mosaici, le vetrate che visiterete oggi, e cogliete un po' i commenti silenziosi di questi esperti che poco fa si formavano parlando. Ho sentito che per tutti è stata una riscoperta. In effetti Vittorio Negrini lo abbiamo conosciuto tutti tramite queste descrizioni che nessuno di noi ha potuto vivere in prima persona fino all'anno scorso, ma oggi vedendo le opere tutte assieme si può godere questa sua grande raccolta e
domandarsi quando e con quale ritagli preziosi di tempo si è riuscito a realizzare tutto questo. È un lavoro silenzioso, un lavoro meticoloso, è un lavoro quello che ha fatto che richiede abilità di virtuti, che vanno appunto dal pensare i colori ad olio, dall'incidere con vari tipi di incisioni e poi di stampa, che appunto ritrovando in una sua intervista ho saputo che forse l'aspetto che più lo ha insegnato, quello del saper maneggiare e conoscere le carte, le metrate, altra dimensione completamente diversa, i mosaici e altri soggetti che parte dagli astratti degli anni 70 fino a un mondo popolare, un mondo contadino, che è quello che forse gli veniva proprio dalla sua conoscenza, dal suo stare con la terra. In tutta questa sua vasta raccolta si vede qual è stata la sua formazione all'altere di tutte le sue preziose attività e della sua professione, della sua vita privata, e quindi quanto si debba essere concentrato su questi suoi studi presso le scuole dove appunto si è formato e dove ha imparato tasselli di questa bottega, io l'ho definita bottega medievale, quella che stiamo osservando qui, perché proprio sembra di entrare e vedere tutti questi preziosi manufatti frutto di un impegno e di capacità completamente diverse. Tra l'altro con citazioni dotte e precise, puntuali di quella che è tutta la tradizione della pittura che ha potuto conoscere, quindi negli astratti voi certamente riconoscerete la sua passione, la sua conoscenza per l'arte astratta, in particolar modo per Kandinsky, piuttosto che quelle forme con piani sovrapposti su un fondo uniforme che invece ne avevano dalla conoscenza dell'arte astratta italiana, una tradizione sicuramente presente nella sua formazione, perché è quella degli anni 30, degli anni 40. Ma anche tutto un mondo che va più indietro, perché quelle bellissime teglie che a me piacciono in particolar modo, così concrete e contemporaneamente così isolate nelle loro forme, tanto da diventare quasi delle forme geometriche astratte, ma calate in una dimensione domestica, e arriva da tutta la tradizione dei pittori che da sempre hanno dipinto una teglia, quindi banalissimo oggetto quotidiano, Van Gogh e il Friedrich, con tutte queste tinte che traducono però la sua vivacità, il suo essere così pieno di vita, che poi è saputo trasmettere nelle sue opere che vediamo qui. Io direi che tutto questo ci vede così in una visita che ci soddisfi gli occhi, che contemporaneamente ci faccia però ammirare la perizia delle opere che voi avete davanti e ci faccia quindi pensare a quanto lo debbano aver insegnato silenziosamente nel suo atelier domestico. E quindi dietro di voi, qui dove è allestito anche il buffet, se poi vorrete sono esposte delle opere che la famiglia di Vittorio Medellini ha deciso di donare in beneficenza, quindi acquistando le stampe che vedrete a sete già fornitate, voi farete un gesto grande verso Vittorio avendo in casa vostra una sua opera e contemporaneamente anche nei confronti delle due situazioni a cui è stato deciso di donare il contributo, quindi il restauro delle statue lignee del Tiburio, del santuario di Saronno e la casa della carità di Don Colmegna, quindi andando proprio a riferirsi agli ambiti che lui ha avuto così a cuore nei suoi anni di vita. E soprattutto ci fa piacere di sentire il bel ricordo che mio padre ha lasciato in tutti quelli che l'hanno conosciuto. Questo trappela di tante parole che sono state dette fino adesso, ma prima ancora dall'impegno che le associazioni per le quali aveva prestato volontariato hanno profuso nel realizzare, nel volere questa mostra dei suoi lavori. In particolare noi ringraziamo tutte le associazioni e le persone che sono fattivamente impegnate, come per esempio Livio e Lele della CNS, Giuseppe Colombo e Andrea Crosetto della Città Storica, Giuseppe Boldi, Cristina per la critica,
Roberto Romanò per la preparazione delle locandine e dei Debian, la Mauro Parenti per la preparazione delle cornici, e in più gli amici che ci hanno aiutato anche a curare e usare l'allestimento, Achille Zoni e Thomas Sharman, spero di non aver dimenticato nessuno, e ovviamente i volontari che soffriranno di tenere aperta la mostra durante la settimana. Non ultimo ringraziamo ovviamente il Comune che ha reso possibile la realizzazione fornendo la sala Grande Vera. Era un desiderio di mio padre, già in vita, di poter realizzare una mostra nella sala della Nevera, che è un po' il centro di questa comunità della quale lui faceva parte già da 50 anni, nella quale ho intessuto e intrecciato tutti i rapporti. Un esempio è per esempio la stampa commemorativa che aveva fatto per l'ANPI e che l'ANPI ci ha messo a disposizione. Questa mostra purtroppo l'abbiamo realizzata dopo di lui, l'abbiamo realizzata noi sicuramente in maniera differente rispetto a come l'avrebbe fatta lui, però facendo del nostro meglio e sperando di rendergli merito, sperando di aver modo di far conoscere di lui non solo l'aspetto più pubblico, ma anche quello, gli aspetti più privati della sua personalità. Cioè il fatto di essere stato un uomo molto curioso e destroso nello stesso tempo. Vi ringrazio tutti e... Bene, allora buona visione e poi fa un piccolo rifresco dietro per gli interventi. La mostra sarà aperta fino a domenica prossima, l'orario è pomeridiano dalle 16 alle 18. Sabato e domenica invece dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sì. Ho detto giusto. Ok. Rompete le linee.